Cara Dani, nelle prime settimane di questa emergenza mi sono chiesto più volte che senso avesse il mio lavoro, che proseguiva, sia pure con la mediazione di un PC. Faccio lo storico, ma adoperando documenti molto particolari, dipinti, sculture, oreficerie, anche interi edifici. Sono uno storico dell'arte che per giunta rivolge le sue attenzioni soprattutto al Medioevo, che nel nostro senso comune è sinonimo di arretratezza, oscurantismo, oppressione. Eppure siamo quel che siamo anche e soprattutto grazie al Medioevo. I medievali non facevano una vita confortevole, campavano poco e sguainavano la spada con una certa disinvoltura. Però hanno inventato il comune, l'università, l'ospedale, l'abbazia di Cluny e la cattedrale di Chartres, il Duomo di Monreale, quello di Milano. Ma che saremmo senza Dante Alighieri e Francesco d'Assisi? Sono già buone armi per reagire a qualsiasi crisi, ma non bastano. Rischiano anzi di rappresentare un passatempo consolatorio, come un film che guardiamo sul divano perché non abbiamo di meglio da fare. Ma l'arte non è un diversivo da contemplare la domenica, è il nostro midollo spinale, sta in ogni cosa che facciamo. Troppe volte si parla di bellezza, tesori, meraviglie, tutto vero. Ma l'arte è impegno, tensione, militanza, comunità, cibo e ossigeno, carne e sangue. La storia, e quella artistica in primo luogo, ci aiuta a riflettere sulla nostra identità e a non perdere la nostra dignità, ci aiuta a restare umani nella consapevolezza che una civiltà si costruisce dinamicamente grazie al confronto dialettico con le altre, a capire che la nostra lingua figurativa è fatta di tante lingue, a ragionare davanti alle immagini per non credere ad ogni apparenza, ma anzi a guardare al di là di ogni epidermide. La storia dell'arte non ci guarisce dalle pandemie, ma sviluppa anticorpi contro la notte della ragione e diffonde il virus del pensiero critico. Riconosce il valore dell'altro, suggerisce che c'è sempre un'alternativa e che non esiste il pensiero unico. Ma ogni alternativa cresce nel tempo, perché ogni opera d'arte si confronta con almeno una che la precede e un'altra che la segue. Senza il passato non siamo nulla, ma il passato ci serve per progettare un futuro civile. Proprio perché siamo nani sulle spalle di giganti, come dicevano i medievali. Soprattutto in questi mesi difficili dobbiamo essere degni di coloro di cui ci occupiamo, dal sommo artista all'umile carpentiere, e della loro grandiosa eredità. Coltivare il passato non serve se non maturiamo una coscienza critica sul presente, perché ogni storia, come diceva Benedetto Croce, è storia contemporanea. Per questo i partigiani della Repubblica dell'Ossola nel settembre del 1944 cercarono come prima cosa di far ripartire non l'economia e le imprese, ma la scuola, una scuola libera e democratica con l'etica e l'umanità al centro della missione. Chi fa storia e chi fa scuola ha una missione di cui il mondo non si può privare. Marc Bloch, il grande medievista francese ucciso dai nazisti in quello stesso 1944, aveva fatto suo quello che gli disse un giorno il non meno grande collega Henri Pirenne: se fossi un antiquario non avrei occhi che per le cose vecchie, ma sono uno storico e amo la vita. Fulvio Cervini, storico dell'arte, docente universitario ed ex funzionario del Ministero dei Beni Culturali.